Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Ragazzi, siamo ritornati appunto su Minecraft per proseguire sul mondo Blood Moon o Luna Rossa, tanto come mi pare, perché comunque mi avete chiesto appunto in tanti di riportarlo. L'ultima volta appunto abbiamo commerciato con quel villico sull'altro mondo e abbiamo comunque scoperto che ci voleva dire scritto Luna però tradotto in greco. Vabbè, ho pensato subito, creiamo un seed, che ve l'ho fatto vedere anche nello scorso video, che probabilmente vi lascerò il link in descrizione. Ho creato questo mondo con quel seed, che probabilmente a fine serie vi lascerò in descrizione, quindi se lo volete, iscrizione e like, mi raccomando. Vabbè, adesso dai, proviamo a scoprire cosa c'è in questo mondo comunque. Quindi, prima cosa, prendiamo la chest. Vabbè, chest comunque di standard, non c'è niente. Cioè, non c'è niente di strano comunque. Mi sistemo anche l'inventario, che sapete che me lo sistemo sempre. E ne approfitto anche per prendere un po' di legna, visto che comunque siamo spawnati in una taiga. Perché no? Che comunque c'è tanta legna, quindi approfittiamone. Mi faccio anche un banco da lavoro. Aspetta, come si faceva il banco? Ah, giusto, prima devo... Ecco. Prima devo... Oddio, tra l'altro sto notando che è iniziato a piovere. E questo comunque è davvero sospetto, perché come potete vedere è giorno zero, quindi, cioè, appena creato. E non solo, comunque... Non solo, se salto e metto in pausa, comunque si ferma tutto, quindi non sono in nessun server. Ok, comunque teniamo conto di questo fatto, perché questo è davvero sospetto. Sì, comunque mi sembra che sia... che abbia smesso di piovere. Sì, infatti ha smesso. Ok, meglio, meglio. Oddio, ma che è successo? Oddio, avete visto? Si è buggato. È scomparso quel blocco e poi è leggermente ricomparso per un mezzo secondo. Strano, strano. Queste cose non dovrebbero succedere comunque. Infatti potrebbe essere il mondo un po' sospetto. Facciamoci già due domande. Cioè, piove, è il primo giorno e blocchi che si buggano. Ok, stiamo attenti comunque. Sì, no, ancora non l'ho fatto, mi faccio il banco da lavoro. Mi raccomando ragazzi, iscrizione al canale e ovviamente è like assicurato, che vi porterò comunque altri video. Ne approfitto anche per farmi una spada in pietra, sì, tanto... L'abbiamo, quindi non c'è problema. Sento anche che ci sono delle mucche, quindi cioè, ci sono animali, quindi ottimo per prendere cibo. Tra l'altro c'è uno zombie e vedo anche che dietro c'è un villaggio, quindi ottimo, un villaggio nella taiga. Io direi che possiamo andare proprio al villaggio, però comunque qua ci sta anche del carbone, prendiamo sto carbone. Più ne abbiamo meglio è. Dio, ma c'è una croce là? Due croci forse? No, scherzavo. Ho detto quella mi sembrava una croce nell'albero. Ok, c'è una croce in Netherrack. Ok, stiamo attenti perché troppe cose stanno succedendo. È più iniziato ora. Controlliamo tutte le case, almeno ci assicuriamo che non ci sia nulla di strano. Vabbè, villici tutti qua. Qua ci sta la torre, che adesso controlleremo. Che qua ci sta la croce, che teniamola pure sotto controllo, non si può mai sapere. Controlliamo anche questa casetta, che c'è la chest.
Ottimo, ottimo. Un po' di ferro con anche dell'armatura che sicuramente useremo. Sì, almeno un po' di protezione, dai. Qua sembra che non ci sia nulla. Sì, comunque ottimo che... Oh, là ci sono altre casette che controlleremo. Comunque sì, ottimo, perché da qui abbiamo comunque un'ottima visuale di tutto il villaggio. Oddio, lì tra l'altro ho visto che c'è la mesa, oh, bioma rarissimo comunque su Minecraft. Probabilmente poi ci andremo pure. Tanto è vicino. Quanto manca? Dai, ancora un pochettino manca, sì. Questo villico mi sembra già abbastanza conoscente. Solo che questo però non ha un nome. Mentre quello vecchio, quello dello scorso seed, aveva un nome, si chiama Villager. Questo commercia, oddio, sempre una testa per... sì, una testa per un libro e penna. Ok. Cioè, scambio diciamo che già conosciamo però. Tra l'altro fa due scambi. Sì, sempre una testa per una bussola. Ecco, la bussola potrebbe essere interessante perché comunque, villico strano che commercia una bussola. Facciamoci due domande. Sì, la bussola dovremmo tenerla in considerazione comunque. Ok, villico già l'abbiamo trovato. Non sapevo che ci fosse un altro villico. Però no, aspettate, aspettate. Non possiamo lasciarlo così. Gli facciamo una mini protezione temporanea perché potrebbe scappare, evitiamo che questo danno, perché se scappa non possiamo commerciare, quindi lo lasciamo qui. No, tra l'altro gli altri villici non hanno commerci strani particolari. Oddio, villico viola, ora che sto pensando, potrebbe essere un riferimento con questa croce. Croce di Netherrack. Potrebbe? Lì tra l'altro c'è un altro totem. Questo è un totem, bro. Sì, questo è un totem, non è una croce. Questo, che cos'è il totem di Herobrine? Oddio, sembra lui, però è un po' diverso. Sì, oddio, le teste, potremmo provare a fare lo scambio, però... Non lo so se forse conviene adesso fare lo scambio. Oddio, però, un altro totem. Ok, raga, il seed sta funzionando, quindi... Ragazzi, stiamo attenti, qua ci sta un zombie, lo facciamo fuori subito. No, oddio, che sta succedendo? Tutto a fuoco. No, non ho, oddio, sbagliato. Oddio, perché tutto a fuoco? Ok, il villico per fortuna sta bene. E lì tra l'altro porta aperta. Ma che cavolo sta succedendo? No, 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 effetto di oscurità. Che sta succedendo? Ok, non vedo niente. Ok. Per fortuna è durato poco. Oddio, ma che cavolo? Perché? Perché, Dio, ci sono i cavalli di scheletro? Che sta succedendo? Oddio, è riniziato di nuovo a piovere. Male, molto male, molto male. Sta succedendo tutto in 2 secondi. È successo tutto in 2 secondi. No. Dio, ma quello è Herobrine? Mi è sembrato Herobrine. Che cavolo? Non lo so, non si vede molto bene, però mi sembra sia lui.
No, 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 allora c'è Iroplane in questo mondo. Ok, non mi sembra abbastanza tranquillo. Prima volta che avvistiamo Iroplane, ragazzi. Cerchiamo di non farci vedere perché non so che intenzioni abbia. Quindi okay, forse è meglio che andiamo via da qui. Forse è meglio. Speriamo però che non veda sto villager. O magari è proprio il villager il problema. Questo non lo so. Io che andiamo via. Ma che cavolo? Oddio, sta laggando. Sta laggando male. Ho sentito forti esplosioni. Oddio, ma che cavolo? No, 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 no. Molto male. Oddio, ma che... Non so se avete sentito le esplosioni. Cioè, sta laggando tutto. Sto laggando io pure. Oddio, ma è impossibile giocare. Impossibile, eh? Mi sa che qualcuno si è arrabbiato comunque. Ha fatto saltare forse tutto. Raga, non si può giocare, non si può giocare, sto laggando. Cioè, se sta laggando il gioco. Che... Proviamo però. Non so dove posso arrivare, cioè sta veramente laggando il gioco. A causa delle forti esplosioni. È impossibile, eh? Ok, vedo che più mi allontano più leggermente va migliorando comunque. Ok, il villager ci sta sempre per fortuna. Magari è proprio lui comunque il problema. Fatemelo sapere poi nei commenti, eh. Ok, meno male che ci siamo un po' allontanati. Si lagga sempre però non è a livello di prima comunque, perché ci siamo allontanati dal, diciamo, dalla zona. Però ragazzi, ha distrutto tutto. Cioè ha distrutto tutta quella zona. Raga, pazzesco, non so se avete sentito le esplosioni. Probabilmente sì, cioè ha colpito anche un po' di quella casa, noi eravamo lì. Un po' di danni in quella casa le ha fatti, come avete visto. Non tantissimi, però li ha fatti. No, raga, questo è un problema comunque. Sì, il lag c'è purtroppo. Ragazzi, io concludo qui, mi raccomando, un bel like e iscrizione al canale e continuiamo questa serie. Sta a voi decidere. Ci vediamo al prossimo video.